Riprendiamo quindi con le conserve di pomodoro. Innanzitutto un'introduzione sulla pianta di pomodoro, che è originario del Messico e dei paesi dell'America centrale, il nome scientifico Lycopersicum esculentum, che fu introdotto in Europa intorno al 1500 dagli spagnoli. Il suo nome, tumult, deriva dalla lingua azzeca. In Italia si diffuse rapidamente, mentre in altre parti dell'Europa fu accolto un poco, diciamo, con diffidenza, era più una pianta diciamo, ornamentale. A livello mondiale è una pianta molto coltivata, con una superficie superiore a 2 milioni di ettari, da cui si producono circa 50 milioni di tonnellate. I principali produttori sono gli Stati Uniti, la Russia e il terzo posto l'Italia, seguita poi dalla Cina e dalla Turchia. Diciamo, in Italia le regioni che li coltivano maggiormente sono proprio la Campania, la Puglia, l'Emilia Romagna, la Sicilia ed altre. Per quanto riguarda invece le varietà, sono diverse varietà coltivate, perché dobbiamo considerare che abbiamo pomodori da mensa, diciamo quindi da consumare freschi, e da insalata, diciamo, e pomodori da industria, invece sono quelli che vengono trasformati. E sono classificati in base anche alla loro forma, per esempio quelli più allungati vengono utilizzati per esempio per fare i pelati, come il pomodoro San Marzano, quelli costoluti e così via. Dal punto di vista nutritivo, il pomodoro è un prodotto molto ricco di fattori essenziali ed è importante per l'alimentazione umana. Infatti è molto ricco di sostanze antiossidanti, quindi che hanno cosiddetti capacità di catturare i radicali liberi e proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Inoltre è contenuta anche una sostanza molto importante, l'alfa-tomatina, che presenta proprietà antibiotiche, anche se questa sostanza è contenuta in realtà più nella foglia che nel pomodoro stesso. Diciamo, vediamo un po' la composizione appunto in vitamine. È molto ricca in vitamina C, biotina, tiamina, quindi tutte sostanze estremamente importanti, diciamo, anche per la salute umana. La composizione media quindi di un pomodoro da salsa è questa, cioè circa il pomodoro 94% di acqua, l'1% di proteine, 0,2% diciamo, di lipidi, ci sono degli zuccheri, infatti è un frutto molto abbastanza dolce, circa 3,5 grammi, e poi sono fibra alimentare e vari sali minerali, quindi sodio, potassio, ferro, calcio, fosforo. E come abbiamo detto, mette in risalto la presenza, notevole presenza di vitamina C. Le varietà da salsa quindi hanno solamente una radice fittonante, hanno numerose radici laterali e più o meno superficiali. Il frutto, cioè la pianta, ha un fusto più o meno eretto nei primi stati vegetativi, dopodiché diciamo, diventa decombente, per cui diciamo, nei pomodori da salsa solitamente non vengono, diciamo, impalcate, non vengono mantenute dritte perché, diciamo, le moderne macchine per raccoglierlo sono agevolate in questo senso. Mentre i pomodori da mensa, da insalata, vengono solitamente, come sappiamo, come facciamo anche a casa, diciamo, impalcate su delle strutture di sostegno. Queste vedete elencate sono delle varietà da salsa più utilizzate. Sono anche degli ibridi che solitamente vengono indicati con dei codici, con delle sigle. Mentre, come dicevo, appunto, le varietà da mensa o varietà da insalata solitamente hanno una forma, hanno anche diverse tonalità di colore, diverse, diciamo, anche diverse forme. E queste quindi che vedete qui sottotitolo sono sempre queste diverse varietà con diversi ibridi. Giusto qualche foto, quindi questo è un pomodoro San Marzano, quindi ha la caratteristica forma allungata che si adatta molto bene alla pelatura. Questo è il pomodoro costoluto, i classici pomodorini, il pomodorino ciliegino, e questo è, diciamo, il pomodorino del pennolo, diciamo, molto famoso, diciamo, nella zona vesuviana dove viene fatto questo pennolo, quindi lasciato poi, diciamo, rinsecchire quasi per essere consumato fresco durante tutto l'anno. Diciamo, questa è una conserva proprio naturale, senza niente. Sì. Ok, non lo conoscevo. Sì, in realtà nelle tecniche moderne viene utilizzata anche della calce, quindi per, diciamo, disinfettare un po' il.
il pieno per farlo durare un po' di più. Sì, solitamente poi anche il luogo dove viene conservato, quindi solitamente asciutto, ventilato, fa in modo che non si sviluppino i batteri. Appunto, non essendoci umidità, se è un luogo ventilato, non c'è attività dell'acqua sufficiente per sviluppare i batteri che possono degradarlo. I derivati industriali del pomodoro sono diversi. Solitamente si distinguono due linee, la linea succo e la linea pezzi e interni. Nella linea succo quindi abbiamo il succo da bere, le passate concentrate che sono quelle che noi conosciamo sicuramente di più e le polveri invece più utilizzate in campo diciamo, industriale. Mentre nella linea pezzi e interi abbiamo i classici pelati, anche polpe cubettate, triturate, filetti e fettine, anche se sono meno diffuse da noi, i fiocchi e la pizza sauce, quindi questa salsa diciamo, che va più nei paesi, diciamo, non in Italia, che siamo la patria del pomodoro, diciamo, ma anche in molti paesi vengono utilizzate queste salse. Le polveri in realtà vengono utilizzate per poi essere ridiluite e fare diciamo, una passata di pomodoro al momento. Purtroppo c'è questa. Sì, sono riutilizzate e vengono fatte queste cose. Purtroppo la gente è abituata alla comodità. Io ogni tanto faccio le battute quando fanno la pubblicità delle mo, spero non l'avete utilizzato voi, se no faccio una brutta figura. Il brodo nel Tetra Pak. Per fare il brodo ci vogliono 3 secondi, una carota, una cipolla, una patata. Esiste il Tetra Pak, esiste il dardo, esiste la gelatina, stanno facendo tutti i modi questo brodo. E quindi il consumatore si abitua alla comodità. Come diciamo prima, il compost, è più comodo il compost nel sacchetto che farselo. Quindi, diciamo, come abbiamo visto in generale per diciamo, un diagramma di flusso per le conserve, quello del pomodoro richiama molto similmente. Quindi c'è la raccolta e il conferimento alle aziende. La raccolta quindi viene ovviamente da luglio a ottobre a seconda delle zone dell'andamento climatico. E deve avvenire a completa maturazione, quindi a maturazione completa ed uniforme. E ovviamente si preferiscono già nella scelta della varietà, delle varietà con la buccia un po' più spessa, quindi più resistente agli urti e che hanno anche una buccia di colore rosso vivo, che quindi fa comodo diciamo, poi nelle varie fasi di trasformazione. Ovviamente vanno scartati i frutti ammalati e deteriorati e il conferimento in aziende, diciamo, nell'azienda di trasformazione deve avvenire nel più breve tempo possibile, solitamente entro le 48 ore. Perché e non, si devono inoltre anche evitare le soste al sole, perché le soste al sole provocano un innalzamento del pH del prodotto, per cui anche lo sviluppo di batteri che diciamo, si sviluppano molto più velocemente. Solitamente le industrie alimentari, prima diciamo, di indirizzare il prodotto al lavaggio, fanno delle campionature, quindi andando a misurare il contenuto in zuccheri e diciamo, ad altri parametri per dividere solamente il prodotto in diverse classi di qualità. Quindi la prima operazione viene fatta appunto il lavaggio e la cernita. Il lavaggio viene fatto quindi con quei sistemi che abbiamo visto precedentemente, con vasche per immersione con un agitatore in continuo e solitamente c'è anche un rinnovo continuo dell'acqua, per cui c'è in realtà anche un problema che è quello diciamo, del grosso utilizzo di acqua nelle industrie conserviere. Solitamente il lavaggio diciamo, avviene subito dopo il lavaggio viene la cernita perché questi pomodori, diciamo, una volta lavati, vengono trasportati con dei nastri trasportatori che diventano anche i nastri di cernita, quindi solitamente fatta a mano, diciamo, questa prima cernita. Queste sono delle forme diciamo, di industrie, appunto, come vedete, qui sono delle vasche di lavaggio, quindi questi nastri dove viene diciamo, il lavaggio e la cernita, diciamo, il trasporto quasi. E contemporaneamente questi diciamo, i camion dove vengono scaricati. Questi quindi sempre dettagli delle vasche di lavaggio di queste grosse industrie. Questo invece è un sistema di cernita elettronico. Come vi dicevo, negli impianti moderni c'è un sistema con delle cellule fotoelettriche che riescono ad individuare le diverse categorie di prodotto, per cui solitamente con un getto d'aria a forte pressione. Quando la cellula dà l'impulso, manda diciamo, il prodotto su un altro trasportatore, quindi mandandolo allo scarto, mentre quelli idonei procedono il loro cammino. Quindi questa cellula fotoelettrica vediamo, riesce ad individuare sia il pomodoro non completamente maturo, in base al colore, sia altri corpi estranei. Quindi cominciamo ad analizzare la linea pezzi e interi. Nella linea pezzi intera abbiamo quindi il pomodoro pelato. Secondo la legge può essere destinato alla produzione di pomodoro pelato un pomodoro che ha un rapporto fra l'altezza e il diametro
del pomodoro stesso maggiore ad 1,5, una tolleranza del 10%. Questa forma quindi garantisce un'omogeneità del prodotto, ma anche una forma che facilita la pelatura del prodotto stesso. Come abbiamo detto, quindi per fare la pelatura, la prima cosa che viene fatta è la scottatura, abbiamo detto la tecnica più utilizzata, in acqua bollente. E poi quando si abbassa la temperatura, si procede alla pelatura, con quelle tecniche che abbiamo visto, o di abrasione o con getti di acqua fredda, e poi viene fatto un scotolamento con quelle riempitrici telescopiche di cui abbiamo parlato in precedenza. Un processo simile in realtà subiscono il pomodoro triturato, cubettato, tagliato a fettine, perché questo subisce prima una pelatura, in realtà può anche non subire la prematura, dopodiché, sempre dopo scottatura, viene triturato, quindi tagliato in queste varie forme. Per la polpa in realtà subisce anche una spremitura, dove vengono allontanati anche i semi, dopodiché quindi questi cubettati, questi filetti vengono scatolati e sterilizzati. Ovviamente anche per i filetti, le fettine, è molto importante che ci sia il pomodoro con una forma allungata. Da noi li vediamo poco questi tipi di prodotti anche ai supermercati, vanno più sul mercato estero. Questa, come dicevo, è una pelatrice per abrasione, quindi ci sono queste ruote che hanno quindi un materiale abrasivo, come la carta vetrata per intenderci, e quando i pomodori passano tra queste ruote vengono decorticati, vedete qua ci sono dei frammenti di buccia. Quindi questo è il dettaglio di questa macchina. Questo invece è lo schema di una macchina che fa i cubettati, quindi semplicemente una serie di lame e taglierine che quindi cubettano il prodotto. E questa invece è una riempitrice telescopica. Come dicevo, quindi in questi fori al di sotto c'è l'ingresso della banda stagnata vuota, e sopra questo piano tavolo ci sono tutti i vari pomodori che quindi vengono riempiti fino all'orlo, e da quest'altro lato quindi vi è la fuoriuscita del prodotto già scatolato, che verrà riempito soltanto con un'ulteriore salsa se ce n'è bisogno. Quindi in dettaglio questo è il processo del pomodoro pelato, quindi come abbiamo detto rivediamo lavaggio a cernita, pelatura, separazione delle bucce, cerno del pomodoro pelato e in scatolamento. Ora a questo punto si può seguire due strade: o viene dopo l'escatolamento viene fatta una colmatura, una graffatura sottovuoto, dopodiché quindi viene fatta la sterilizzazione, oppure si può aggiungere del succo semiconcentrato, si fa una pre-aggraffatura, quindi non è una graffatura completa, quindi resta una certa quantità di coperchio non completamente sigillato, un preriscaldamento, come abbiamo detto prima, serve ad allontanare l'aria, dopodiché quindi avviene la graffatura e la sterilizzazione. Quindi in questo processo c'è il vantaggio che vedete qua l'aria è stata levata con un sottovuoto, quindi creato all'interno della confezione, qui invece l'aria viene levata grazie al preriscaldamento. Invece questo per quanto riguarda, quindi abbiamo visto quindi, per adesso questa parte di linee, quindi la linea pezzi è intera. I fiocchi vengono semplicemente creati con un triturato che viene parzialmente disidratato per essiccazione, quindi si creano, questo prodotto si chiama fiocchi di pomodoro. Mentre per quanto riguarda la linea succo abbiamo detto i succhi da bere, i concentrati e le polveri. Per quanto riguarda la linea succo, ovviamente un'operazione fondamentale, oltre quindi al lavaggio cernita di cui abbiamo più volte parlato, è quella della triturazione e della setacciatura. Quindi dopo il primo lavaggio si ha una triturazione a caldo, quindi i pomodori vengono riscaldati a 60-70 gradi e passano in queste macchine che in realtà sono semplicemente una macchina che tante volte è più grande rispetto a quella che utilizziamo a casa, quindi c'è un setaccio all'interno con delle organi rotanti che quindi spingono il pomodoro a passare attraverso questo setaccio, per cui è una macchina molto simile a quella che utilizziamo in ambiente domestico. Quindi abbiamo il succo da bere che subisce dopo la setacciatura un passaggio viene creato in dei tubi in cui viene creato il vuoto spinto proprio per togliere tutta l'aria, e poi viene omogenizzato, quindi praticamente tutte le particelle di polpa vengono ulteriormente frantumate
fino a raggiungere le dimensioni di qualche micron, quindi sono particelle talmente piccole che non tendono a depositare sul fondo, per cui resta questa sostanza molto omogenea, quindi che non tende a stratificare e quindi può essere consumato come un succo di frutto, per intenderci. E spesso questi prodotti vengono utilizzati con la setting processing, come abbiamo visto in precedenza, quindi la sterilizzazione di questo prodotto avviene in continuo e quindi riempita in contenitori sterili. Poi c'è il concentrato di pomodoro. Qui in realtà viene fatta una scottatura a temperature un po' più alte, in modo da disattivare tutti gli enzimi pectolici, sono quegli enzimi che quindi che renderebbero il succo un poco viscoso. Visto che abbiamo necessità di concentrarlo, ci interessa che resti, diciamo, più viscoso e meno liquido rispetto al succo da bere. Per cui dopo la triturazione, quindi viene fatta la scottatura a temperature più alte, dopo avviene la triturazione e la setacciatura e viene una concentrazione per evaporazione parziale dell'acqua. Quindi anche in questo caso non viene semplicemente messo a bollire, perché diciamo, la bollitura come la intendiamo noi provoca diciamo, danni al prodotto dal punto di vista organolettico, perché si utilizzano delle temperature anche più alte, ma vengono fatte con degli evaporatori sottovuoto, quindi vengono messi in dei recipienti chiusi, all'interno del recipiente viene creato il vuoto in modo che la temperatura di evaporazione si abbassa, per cui questa evaporazione viene effettuata a temperature abbastanza basse. Dopodiché quindi al concentrato viene aggiunto una salamonia sterilizzata e è tutto quindi poi confezionato e inviato allo sterilizzatore. O meglio, sterilizzato e poi riempito a caldo, quindi in contenitori sempre asettici. E come dicevo, quindi c'è l'essiccato in polvere che viene essiccato per spray drying. Per lo spray drying è una tecnica che consiste nello spruzzare questo succo di pomodoro all'interno di una camera dove ci sono delle alte temperature ed è creato il vuoto. Praticamente appena il succo raggiunge questa camera si evapora l'acqua e quindi si ha il deposito di questa polvere di pomodoro, che ha una umidità massima del 2% e quindi va immediatamente confezionata, quindi in dei contenitori anche con del gas inerte, assolutamente, quindi come dicevo, azoto, per evitare quindi che si innesca una serie di reazioni di ossidazione. Questo, come dicevo, appunto è l'evaporatore, quindi qui viene schematizzato, quindi c'è una camera dove all'interno c'è questo succo di pomodoro, vi è l'ingresso del vapore che quindi riscalda il succo, quindi riscalda il succo, quindi l'acqua che evapora poi viene allontanata e man mano il prodotto si concentra. Secondo quindi questo decreto del Presidente della Repubblica del 75, tuttora in vigore, questa è la classificazione dei concentrati di pomodoro. Abbiamo il semiconcentrato di pomodoro, deve avere un residuo secco minimo netto del 12%. Man mano che aumenta il residuo secco minimo, aumenta la classificazione. Quindi abbiamo il concentrato di pomodoro, il doppio concentrato, il triplo concentrato e il sesto concentrato. Mentre la passata di pomodoro, che solitamente compriamo al supermercato, ha un residuo secco del 7-8%. Residuo secco si intende praticamente tutto il prodotto che resta quando questa passata viene messa ad essiccare in un forno a 105 gradi, quindi si aspetta che venga evaporata tutta la parte che può praticamente evaporare e quella che resta viene detta residuo secco. Ovviamente più è concentrato, maggiore sarà la percentuale di residuo secco. Analizziamo quindi, come avete visto, in realtà il processo di produzione del pomodoro è molto simile a quello che facciamo in ambiente domestico, quindi anche noi a casa, anche se le ricette sono un po' variabili da quello che si dice, c'è chi lo scotta prima, chi lo scotta dopo, però tutte queste fasi magari non sappiamo perché le facciamo in quel modo, ma hanno, come abbiamo visto, degli scopi ben precisi, che sono quelli appunto o di inattivare gli enzimi, oppure di cacciare l'aria al di fuori del barattolo. Detto, la cosa principale che cambia è la sterilizzazione, perché a casa la dobbiamo fare, la facciamo a 100 gradi, per cui dura un certo lasso di tempo, mentre in quello industriale avviene una sterilizzazione in continuo a temperature molto più alte, per cui il processo termico è più corto. Di contro però, perché nel pomodoro la passata fatta in casa è un po' più sfavorita, perché appunto non riuscendo a raggiungere queste alte temperature, è vero che per noi ci costa più fatica, il processo è più lungo, però non andiamo a distruggere tutte quelle molecole che ci danno quell'aroma che a noi piace tanto rispetto alla passata industriale.
un processo molto simile in realtà è quello della produzione di succhi di frutta. Abbiamo già visto il processo di produzione del succo di pomodoro, che praticamente non è nient'altro che un succo di frutta, per cui i succhi di frutta vengono più o meno prodotti con la stessa tecnica che abbiamo visto per il succo di pomodoro. Anche qui la legge prevede delle classificazioni. Quindi il succo di frutta, che sia o polposo, senza polpo o limpido, è il prodotto ottenuto dai frutti con un procedimento meccanico, appunto con un procedimento meccanico fermentiscibile ma non fermentato, quindi è un succo che potrebbe fermentare, ma quindi non deve essere fermentato, quindi non deve avere nessun residuo diciamo, nessuna gradazione alcolica, avendo appunto il colore, l'aroma e il gusto caratteristico del succo di frutto dal frutto da cui proviene. E quindi questa diciamo, è una cosa diciamo, che ci può sembrare abbastanza logica. Poi abbiamo invece il succo di frutto concentrato, praticamente è come il primo, dove appunto l'acqua deve essere eliminata in modo fisico e la concentrazione non deve essere inferiore al 50%, altrimenti non può essere classificato come succo di frutta concentrato. C'è il succo di frutto disidratato, appunto è un prodotto appunto ridotto in polvere. Abbiamo poi il nettare di frutta, che è anch'esso un prodotto non fermentato, che è un prodotto ottenuto mediante l'aggiunta di acqua e zucchero al succo di frutta. Quindi per noi, quando intendiamo nettare, vuol dire che è stata aggiunta acqua e zucchero. E poi abbiamo il succo ricostituito, che sono quei prodotti che abbiamo detto che purtroppo derivano dalle polveri con l'aggiunta di acqua. Solitamente in questo caso si fa anche all'aggiunta da un succo di frutta concentrato, quindi lo si riporta alla sua, diciamo, concentrazione originale. Quindi il processo di produzione abbiamo visto più o meno, diciamo, per la prima parte simile a quella di tutte le altre conserve, abbiamo visto in particolare il succo di pomodoro. Quindi la materia prima deve essere immediatamente trasportata e preparata per la trasformazione, quindi lavata. Diciamo anche tolta la buccia se necessario, dopodiché quindi avviene con diverse tecniche quindi ottenuta questo succo, quindi per estrazione, per macinazione, per spremitura. Dopodiché però il succo diciamo, può essere, come abbiamo visto, esistono dei succhi torbidi e dei succhi limpidi. Per i succhi torbidi viene fatta semplicemente un'omogeneizzazione, quindi tutte le particelle vengono ridotte a dimensioni molto piccole, totalmente inferiore a un micron, in modo che tendono difficilmente a stratificare, perché nel succo spesso lo vediamo lo strato depositato. Mentre per i succhi invece limpidi, in cui non è desiderata questa stratificazione, sono anche più trasparenti, se vogliamo così definirli, avviene un limpidimento per via enzimatica, ovvero vengono aggiunti degli enzimi al succo che vanno diciamo, a tagliuzzare le molecole della pechettina e di altre sostanze presenti in soluzione, quindi molecole di grosse dimensioni, vengono ridotte in molecole più piccole, per cui queste si depositano e vengono eliminate con delle filtrazioni. Dopodiché appunto si hanno anche delle aggiunte di zucchero o di acidi, quindi per correggere l'acidità del succo di frutta, per cui poi viene appunto confezionato e ovviamente viene anche trattato termicamente. Questa è diciamo, più o meno la composizione dei diversi frutti. Qui vediamo praticamente delle tabelle che riportano per i diversi frutti, perché ci rendiamo conto che ovviamente anche in funzione del contenuto di acqua possono subire ovviamente delle variazioni della durata dei vari processi e quindi delle varie operazioni che si possono effettuare. In questa tabella diciamo, riassume più o meno il cerchietto, indica le operazioni che sono obbligatorie da fare per questi prodotti, e la F indica che sono facoltativi, per cui la scottatura per esempio è obbligatoria farla sulla pesca e l'albicocca, mentre per esempio è facoltativa per la pesca e l'albicocca la disaereazione, perché comunque è un prodotto che ha una polpa abbastanza compatta che contiene meno aria. Quindi questa è giusto una tabella così, che riporta le diverse fasi. Vedete quante fasi, quindi la snocciolatura, la raffinazione, la chiarificazione, la centrifugazione, sono quindi tutte operazioni che su alcuni prodotti è consigliabile fare, su altri no. Come vedete c'è anche la solfidazione, perché vi renderete conto che su molti frutti sono già presenti i lieviti che si
entrano naturalmente in ambiente per cui tendono a fermentare. Noi dobbiamo evitare la fermentazione perché appunto non vogliamo residui di acqua all'interno del succo di frutta, per cui in molti prodotti viene anche aggiunto dei solfiti. E anche se attualmente, visto che diciamo, la legge prevede che sono degli allergeni, non vengono più utilizzati. Nella fase iniziale, allora, si usano anche diverse tecniche appunto per evitare diciamo, l'aggiunta di solfiti che comunque sono degli allergeni, per cui attualmente si cerca di non utilizzarli, quindi si utilizza solamente come antiossidanti l'acido ascorbico e si fanno delle microfiltrazioni, quindi molto spinte, che riescono a... Quindi con queste microfiltrazioni si parla di 0,45 micron, si riescono ad eliminare anche i lieviti presenti all'interno del succo. Purtroppo togliamo anche altra sostanza bella e aromatica. Bel bicchierone di succo di frutta prendiamo molti più solfiti che in un bel bicchiere di vino. Se Una non volta voglio la era così, fermentazione, sì, una volta era così, una volta era così, però adesso se mi parli fortunatamente. di microfiltrazione a 5 micro non prendo neanche più quello che c'era E nella infatti, senso, il bicocca. succo di frutta più buono è sicuramente quello che spremo la frutta a La casa, o la centrifuga a casa. centrifugo e me la bevo, è sicuramente quello più ricco sia di vitamine che di altre sostanze che invece vengono perse ovviamente nel succo di frutta industriale. Quindi un'altra diciamo, conserva che sicuramente ci piace affrontare è quella delle confetture e delle marmellate. E sono quindi... Possiamo definirle come un prodotto trasformato solido, in realtà ci possiamo inserire anche le gelatine di frutta, che sono quindi costituite solamente da frutta addizionata di zuccheri, acidi organici e pecchettine. Quindi gli zuccheri, come abbiamo detto, per ridurre l'attività dell'acqua. Gli acidi organici solitamente vengono aggiunti per diciamo, correggere un po' il gusto, oltre che per essere anche comunque un elemento di protezione, e le pecchettine vengono aggiunte per dare consistenza. E le confetture ottenute dagli agrumi vengono dette marmellate, quindi la prima differenza, le marmellate sono quelle ottenute dagli agrumi, il resto si chiamano confettura. Anche qui la legge prevede diciamo, una determinata classificazione. In confettura, confettura extra, gelatina extra, marmellate, quindi varie classificazioni appunto previste dalla legge. Per esempio la confettura extra è prodotto ottenuto dal miscuglio di consistenza gelatificata di zucchero e polpa di una o più specie di frutta, ad esclusione di mele, pere, prugne e nocciola, quindi questo tipo di prodotti non si può produrre la confettura extra. Oltre ovviamente alla percentuale di frutta che può essere contenuta all'interno di queste confetture. Come vediamo anche qui il processo di produzione è molto simile, quindi la materia prima viene lavata e cernita, viene denocciolata, pelata, dorsolata e poi viene cotta, quindi c'è una prima fase di cottura dove viene eliminata anche parte dell'acqua. Dopodiché si procede alla triturazione, quindi all'ottenimento di una polpa. Oppure per setacciatura si ottiene diciamo, una purea, quindi un po' più livida, più fluida per intenderci. Dopodiché vengono aggiunte quindi l'aggiunta di zucchero e acidificanti. Spesso a questi vengono aggiunti anche già dei semi lavorati, quindi per accelerare i processi, quindi già solitamente si aggiungono dei concentrati già prelavorati. Per cui dopodiché c'è appunto la miscelazione, la concentrazione, quindi in realtà il processo della produzione della marmellata industriale è molto simile a quello casalingo. Quindi la concentrazione quindi tramite il riscaldamento, dopodiché viene il raffreddamento e il confezionamento. Noi invece a casa solitamente facciamo il confezionamento a caldo, quindi chiudiamo il baratto, come abbiamo visto prima, serve a creare il vuoto all'interno del barattolo, quando si raffredda si crea il vuoto nello spazio di testa del barattolo stesso. Ci sono poi gli sciroppi di frutta. Come abbiamo detto, la frutta sciroppata non è nient'altro che una conserva dove il liquido di governo è uno sciroppo, quindi uno sciroppo solitamente al 18-25% di zucchero, anch'esso aggiunto a caldo, per due motivi: uno per sterilizzare lo sciroppo stesso, quindi viene prodotto a caldo, e il secondo motivo appunto è sempre quello di eliminare l'aria da questo sciroppo e creare poi il vuoto nello spazio di testa.
Ovviamente per fare la frutta sciroppata bisogna scegliere anche della frutta, diciamo, bella da vedere, e quindi vengono utilizzate della frutta non completamente matura, in modo che sia un po' più, abbia un po' più di consistenza, in modo che, diciamo, in questo sciroppo possa mantenere meglio le caratteristiche di texture, e anche dopo i trattamenti termici. Abbiamo concluso con le conserve, vi ringrazio per l'attenzione. Ho visto prima in quell'elenco di lavorazioni che sì. In particolar modo per ribes, mirtilli, quindi frutti rossi, veniva utilizzata, era obbligatorio utilizzare un trattamento hot break, pare di aver letto. Come, scusami? È nella lista, è questa qua. Sì. Hot break è obbligatorio, sì, per ribes e mirtilli, quindi credo per tutto quanto riguarda i frutti rossi. Sì. L'hot break, diciamo, sempre i boschi e quant'altro. Quel tipo di procedimento, cioè in che consiste? In un riscaldamento specifico? Eh sì, una scottatura, anche questo. Abbiamo visto, diciamo, per le conserve vegetali. Ah, okay. Quindi delle scottature di breve periodo. C'è un motivo, di breve tempo. C'è un motivo particolare per cui proprio per questi frutti che sono piccoli e particolari? Penso che in questo caso sia dovuto anche per far perdere un po' di colore, in questo caso. Sinceramente non ne sono sicuro al 100%, perché non ci avevo fatto caso che in realtà fosse obbligata proprio per il mirtillo questa cosa obbligatoria. Non ti saprei. Penso sia questo il motivo, perché comunque è un frutto molto carico di colore, sì. Purtroppo, diciamo, purtroppo per tutto non lo so, vanno di moda anche, diciamo, il consumatore preferisce anche un succo di frutta che sia abbastanza limpido, quindi limpidito un po'. Penso sia questo. Volevo sapere quali sono i vincoli sulla produzione di, per esempio, una marmellata casalinga perché possa essere commercializzata. Cioè, casalinga, è chiaro, per esempio, qui con una cucina industriale comunque sì, già si ha una sorta di laboratorio di produzione. Certo. Sì. Che cosa, cioè, quali vincoli ci sono? Che ne so, un pH, una temperatura, sì, la quale si devono. Allora, in realtà la legge non ci dice che, cioè, non c'è nessuna parte scritto che la marmellata si deve fare per forza in un cavannone industriale, non si possa fare in una cucina. L'importante è che, appunto, per quanto riguarda la solubilità, che vengono mantenute, diciamo, determinate caratteristiche. Siamo noi stessi che quando descriviamo un processo di produzione, dobbiamo, appunto, grazie all'autocontrollo, individuare quali sono i possibili pericoli. Quindi per la marmellata quali sono i pericoli? Lo sviluppo, appunto, di muffe e batteri che possono essere dannosi per la salute, diciamo, del consumatore. Per cui quando facciamo una marmellata fatta in casa, in questo caso in realtà non è proprio fatta in casa, ma è anche un po' più tecnologica, se vogliamo, se abbiamo la possibilità di misurare il pH, possiamo decidere di fare un trattamento termico meno drastico. Quindi facciamo una pasteurizzazione per 80-90 gradi e in questo caso, diciamo, possiamo preservare un po' di più le qualità organolettiche. Se invece abbiamo una marmellata con pH, diciamo, superiore di 4,5, possiamo, dal punto di vista pratico, o aggiungere un acidificante per abbassare questo pH, e quindi riusciamo a fare un trattamento termico anche abbastanza più blando, diciamo. Consideriamo inoltre che spesso questi acidi, tipo l'acido ascorbico o l'acido citrico, hanno anche un ruolo antiossidante e protettivo, per cui accettando ovviamente il compromesso che ci cambia un po' il sapore, ovviamente, che può essere una cosa positiva, ma può essere anche una cosa negativa, e poi c'è sempre il trattamento termico, per cui possiamo farlo tranquillamente anche in una cucina di, diciamo, di un ristorante, di una qualsiasi attività. Anche per l'imbottigliamento o... Sì, sì, ho visto. L'importante è che dimostriamo col nostro piano di autocontrollo. Quindi la prima cosa è descrivere il processo produttivo su un
pezzo di carta, quindi fare un diagramma di flusso come questo. E ad ogni punto possiamo individuare quali sono i possibili rischi. Ti ho detto, il problema più grande della marmellata è quello della sterilizzazione, per quanto riguarda dal punto di vista della sicurezza e della solubilità del prodotto. Considera che comunque facciamo una forte cottura, diciamo, del prodotto, cioè l'aggiunta di zucchero che abbiamo detto abbassa l'attività dell'acqua, per cui se tutto ciò viene fatto, quindi facendo attenzione a evitare contaminazioni crociate varie, quindi evitando che di magari prendere la marmellata con un mestolo sporco, o meglio non ho già utilizzato prima nella marmellata stessa, se si utilizzano dei barattoli sterilizzati, quindi messi a bollire casomai in acqua, nel momento del confezionamento, quindi chiudiamo subito il barattolo, possiamo dire che stiamo confezionando un prodotto sterile. Dal punto di vista invece della qualità del prodotto si possono fare degli accorgimenti. Per esempio adesso ci sono delle aziende che producono dei bollitori che lavorano sotto vuoto. Il vantaggio di lavorare con una marmellata sotto vuoto praticamente sono queste apparecchiature, che sono grandi più o meno come questa gatta, tra non sono nemmeno grandi, costituite da due pentoloni. In un pentolone praticamente è una pentola come se fosse una pentola a pressione, quindi c'è questo coperchio che si chiude, si avvita, e c'è una bomba che aspira l'aria dall'interno del bollitore, di questo bollitore. Togliendo l'aria, quindi grande il vuoto, si abbassa la temperatura di ebollizione. Per cui possiamo cuocere la marmellata, invece di cuocerla a 100 gradi, che è quando bolle, diciamo, sul gas, sulla normale pentola di casa, bolle a temperature più basse. Bollendo a temperature più basse, diciamo, estrarre, diciamo, acqua, però conservando le caratteristiche organolettiche, quindi conservando anche delle proprietà nutrizionali. E inoltre, solitamente questi bollitori sono fatti anche abbastanza bene, perché non c'è la fiamma che riscalda direttamente la pentola, ma c'è un intercapelle all'interno del quale è contenuto un olio termico, per cui la fiamma riscalda l'olio, e l'olio quindi riscalda omogeneamente tutto il pentolone, diciamo. E in più, diciamo, solitamente ci sono anche dei motori che provvedono, diciamo, a miscelare il prodotto. Quindi, oltre, diciamo, a facilitare il lavoro, perché c'è questa palla che gira, il grosso vantaggio di questo sistema è che, appunto, creando il vuoto si lavora a temperature molto basse e quindi conserviamo gli aromi. Solitamente questi pentoloni hanno anche delle aperture per aggiungere lo zucchero e quindi vari additivi, che appunto può essere un acidificante. E dopodiché, quindi, questo, diciamo, dal punto di vista organolettico, dopodiché si procede normalmente, si confeziona il barattolo, questo, importante che sia un barattolo già sterilizzato, si chiude e si mette in quest'altro pentolone al lato, che dove praticamente avviene la sterilizzazione. E anche in questo caso si utilizza, diciamo, questo pentolone, un pentolone a pressione, una vera e propria pentola a pressione, dove, appunto, essendo a pressione si riescono a raggiungere temperature più alte, per cui si raggiungono temperature più alte, la sterilizzazione dura di meno. E quindi anche la durata della cottura è molto importante, perché più dura la cottura, quindi in questo caso la sterilizzazione, più si perdono sostanze nutritive. Per cui, diciamo, questo è per quanto riguarda l'aspetto qualitativo. Per quanto riguarda invece l'aspetto detto di salubrità e di sicurezza, è lo stesso procedimento, cioè non abbiamo gli stessi problemi che abbiamo con questa attrezzatura un po' più tecnologica, ce l'abbiamo con la marmellata fatta nella pentola di casa. Per cui, detto, l'unico accorgimento è questo: barattolo sterile, chiudere subito, evitare quindi contaminazioni con altri oggetti, diciamo, che potrebbero essere contaminati. Vegetale sotto, cioè, olio. Sì, no, la legge, diciamo, quindi non la legge non. No, tutto, cosa, per quanto riguarda l'autocontrollo, in generale il discorso che fa l'ASL. Innanzitutto bisogna avere un locale, diciamo, per poterli commercializzare, sto parlando non per caso, per poterli commercializzare, cioè, se c'è un locale idoneo, quindi loro richiedono, appunto, le mattonelle fino a 1,82 m, che sia di materiale lavabile, quindi rispettare tutti i requisiti di igiene minimi, che sono quelle che abbiamo visto nel regolamento 852. Se ho le attrezzature necessarie per poter fare un prodotto, l'importante è che io lo descrivo sul mio piano di autocontrollo, valuto tutti i rischi, scrivo tutte le varie procedure per evitare quindi che sorgano varie complicanze, quindi problematiche varie, e posso fare tutto quello che voglio, purché, appunto, sia dimostrato che sto facendo un prodotto salubre. Quindi posso fare i sottoli, posso fare le marmellate. Quindi, per fare la marmellata, che attrezzatura serve? Semplicemente un fornello con un pentolone, per cui in una cucina industriale si può fare tranquillamente
frutta, marmellato, qualsiasi altro prodotto. Ah, questo riguarda anche l'imbottigliamento, per esempio, di olio d'oliva? Allora, no, in realtà là è una cosa diversa? Sì. Okay. Perché diciamo l'imbottigliamento è, diciamo, una cucina non è pensata per poter fare diciamo, un imbottigliamento, comunque è pensata per fare delle trasformazioni. L'imbottigliamento dell'olio d'oliva in realtà non comporta nessun problema di salute, solo che per, diciamo, perché non c'è pericolo che, diciamo, nella cucina, però diciamo, sono richieste delle particolari, diciamo, requisiti di igiene, per cui l'imbottigliamento dell'olio solitamente viene fatto in dei locali proprio dedicati all'imbottigliamento dell'olio, per cui non lo autorizzano a farlo in altri locali. Così come l'imbottigliamento, per esempio, del vino lo stesso, quindi ci vogliono dei locali dedicati.